Eccoci, buongiorno. Allora, il Parlamento vota oggi il DEF, il documento di economia e finanza, e il rinvio del pareggio di bilancio. Allora, a proposito di questo slittamento, ci sono, diciamo così, per semplicità, due fronti. Allora, il primo fronte è quello aperto dal Ministro dell'Economia Padoan. Che cosa ha fatto il Ministro dell'Economia? Con una lettera ha chiesto alla Commissione europea il rinvio appunto al 2016 per contrastare gli effetti della crisi, insomma, che tutti conosciamo e di cui stiamo ancora pagando le conseguenze. E poi si è appellato alla clausola delle circostanze eccezionali, perché ha detto noi dobbiamo accelerare il pagamento di altri 13 miliardi di debiti della pubblica amministrazione, cosa questa che farebbe salire appunto il rapporto debito-PIL. Bruxelles, che ieri mattina aveva fatto sapere di non aver ancora ricevuto comunicazioni, ha detto sì, la lettera è arrivata e adesso valuteremo la richiesta italiana. L'altro fronte è un fronte squisitamente interno, che è stato aperto dalle dichiarazioni vulcaniche e veementi, come siamo abituati da tempo, del capogruppo di Forza Italia alla Camera, Brunetta, che in un primo momento ha praticamente detto questa lettera forse non esiste, poi una volta sinceratosi che la lettera c'era, ha detto è gravissimo che non sia stata trasmessa al Parlamento, peraltro ha avuto un furioso battibecco con la Presidente della Camera Boldrini. Ieri sera il Ministro dell'Economia ha rivelato, diciamo, i contenuti di questa comunicazione all'Europa, informandone ovviamente i due rami del Parlamento. Perché è molto importante non solo tutta questa questione? È molto importante perché l'approvazione in Parlamento del DEF prelude al decreto legge così tanto atteso che il Consiglio dei Ministri varerà domani e il cui cuore, diciamo, per facilità è quel bonus di 80 euro in più in busta paga. E a proposito di questo, sui giornali fioccano, diciamo, le tante voci sulle coperture. Nel mirino ci sarebbero soprattutto i maxi stipendi, ma anche molte detrazioni per i redditi medio-alti. In questo scenario borsa e spread replicano, reagiscono, diciamo così, in maniera più che positiva. Buongiorno all'onorevole Sandro Gozzi. Buongiorno. Del Partito Democratico, ma diciamo che coinvolgo oggi in veste di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per le politiche europee. Allora, come stanno le cose? No, perché c'è stato un po' questo giallo interno di questa lettera e poi le voglio chiedere soprattutto io ho detto, insomma, la reazione europea qual è stata, però vorremmo capire di più poi sì. Se questo slittamento sarà consentito, come, e soprattutto credo a fronte di un serrato piano di riforme, come si dice in questi casi, o no? Giallo tutto italiano, bastava leggere il DEF, forse a Brunetta nel suo agire vulcanico è sfuggito che nel DEF era scritto esattamente quello che avremmo fatto, e cioè che avremmo attivato la procedura ex articolo 81 della Costituzione, che prevede nel momento in cui ci si discosta dagli obiettivi di pareggio di bilancio e di riduzione del deficit strutturale, su scelta italiana, forse siamo stati anche troppo zelanti all'epoca, ma era l'epoca dell'emergenza Monti e dello spread a oltre 500 punti, prevede che venga sentita la Commissione europea. È una procedura interna, tra l'altro mi ha sorpreso che il commissario Tajani si è intervenuto su una procedura che è assolutamente interna. Sì, scusi, lo cito per chi non lo sapesse, Tajani ieri ha detto non credo sia sufficiente, testuale, una lettera, penso che la materia vada trattata in maniera più approfondita. Ha interpretato la Costituzione italiana, non è compito dei commissari europei, perché per quanto riguarda la procedura europea del semestre europeo, la Commissione europea prende atto dei documenti italiani, francesi, tedeschi, portoghesi, greci, eccetera, e in giugno, in base alla procedura del semestre europeo, darà le sue valutazioni. Noi, in più, a livello interno, abbiamo scritto nella Costituzione che nel momento in cui ci scostiamo dagli obiettivi di equilibrio del bilancio, e possiamo farlo in base alla Costituzione se ci sono delle circostanze eccezionali, se il ciclo economico è particolarmente negativo, e mandiamo una comunicazione alla Commissione europea. E così è stato, ma era scritto nel DEF da prima, quindi il giallo di ieri è un giallo come spesso capita. Ce le dice, è un giallo strumentale? Come spesso capita a Roma, sul nulla o di gente che non si documenta. Io credo che prima di fare interventi in Parlamento o diciamo scrivere gli articoli dei giornali, sarebbe buona prassi per tutti leggersi i documenti di cui si parla. Non mi sembra che questo accada. Quindi noi
stiamo usando le regole europee, perché le regole europee indicano che se ci sono delle circostanze eccezionali, e ci sono in Italia circostanze eccezionali, perché c'è una crescita particolarmente bassa e c'è un impegno che ci chiede anche l'Unione Europea, ma che noi facciamo perché il nostro interesse è quello di fare qualcosa che è direi morale, pagare i debiti della pubblica amministrazione, perché in Italia le imprese non possono chiudere per crediti. Chiediamo di spostare di un anno e intendiamo spostare di un anno gli obiettivi di equilibrio di bilancio dal 2015 al 2016, informando e discutendo di tutto l'aspetto, di tutto il pacchetto e non solo di questa questione specifica con la Commissione Europea, come fanno tutti i governi. Tra l'altro sulla questione delle circostanze eccezionali che lei ricordava, anche legata alla necessità di pagare tutti i debiti della pubblica amministrazione e non pagare in parte, devo dire che sono sorpreso, adesso oggi è il 17 aprile, speriamo che arrivi presto il 19 aprile, perché il commissario Tajani è ancora commissario, non è ancora candidato alle elezioni europee, però ha cominciato a fare dichiarazioni sia sui debiti della PA che su questa, che sono più da candidato che da commissario, anche sui debiti della PA. Stiamo facendo un lavoro importante. No, abbiamo avuto occasione di parlarne e diciamo, quando ci siamo incontrati c'era molta cooperazione. Bisognerebbe che cominciamo. Questa cooperazione sta un po' scemando adesso. Nella strano, legge 2013 bis, come abbiamo avuto modo di spiegare al commissario Tajani a Bruxelles, abbiamo previsto una norma che prevede la perentorietà dei termini di pagamento e era un giusto rilievo che la Commissione Europea aveva fatto al lavoro del precedente governo su questo. Quindi abbiamo spiegato che anche noi eravamo concordi con la Commissione Europea e per questo alla fine. Ma perché Tajani continua a dire che rischiamo la procedura di infrazione che può aprirsi da un momento all'altro? Appunto, non saranno questioni elettorali soltanto. Ma non funziona così nel dialogo con la Commissione Europea, che si dialoga con la Commissione Europea. Non funziona, non si minaccia ogni giorno la procedura di infrazione. Sì. Siamo in una procedura pre-contenzioso, come si dice, e il governo italiano, si sta attrezzando proprio perché condividiamo i rilievi della Commissione Europea. Quindi nella legge 2013 bis, che andrà in aula alla Camera fino a aprile, inizio maggio, facciamo un'ulteriore modifica e soprattutto per il pregresso, ma soprattutto per evitare che in futuro si ripeta questa situazione, c'è una proposta di legge che prevede la fatturazione elettronica, i pagamenti elettronici, che in maniera radicale mette l'Italia grado di rispettare i suoi impegni. Quindi io direi, almeno aspettiamo di vedere cosa esce da questa legge per riparlare di nuovo di procedure di infrazione. Come abbiamo avuto modo di spiegare, finora abbiamo avuto una buona cooperazione con la Commissione Europea e anche col commissario Tajani, sarebbe bene evitare di dare almeno l'impressione che queste questioni molto importanti per le imprese italiane facciamo parte di un dibattito per Permetto di sottolineare un dato, credo noto, insomma, a chi è attento osservatore di queste vicende, che accelerando anche il pagamento dei debiti si può incassare quell'IVA che serve per le famose coperture, no? Quindi non è diciamo un elemento di secondo piano. Io voglio sentire intanto su questa questione, su come è stata vissuta appunto questo giallo in Italia a cui mi riferivo e a cui si riferiva il sottosegretario oggi, voglio sentire Lina Palmerini, che saluto del Sole 24 Ore. Allora, concitata questa giornata ieri rispetto a questa vicenda. L'unica cosa che non capisco, diciamo, al di là dei rapporti istituzionali formali tra l'Italia e la Commissione Europea, è dal punto di vista dell'argomentazione politica, cioè per almeno un anno, due anni ho sentito il centrodestra e in parte anche il centrosinistra dire che l'Italia doveva battere i pugni sul tavolo, che basta con l'austerità, che ci dovevamo prendere i nostri spazi. Cioè, l'Europa deve ammorbidire, insomma. Se non ammorbidisce l'Europa, dobbiamo essere noi a pretendere delle cose, perché il ciclo economico è quello che è, perché siamo stati in recessione, eccetera. Nel momento in cui c'è il rinvio del pareggio, c'è una polemica al contrario. Quindi è chiaro che siamo in campagna elettorale, no? Mi pare che questo sia sia la conclusione. Così tanto poi tutto l'arco parlamentare. Sì, io mi ricordo l'onorevole Brunetta al contrario, cioè dire basta i pugni sul tavolo, l'Europa, la pretesa di questa austerità. Detto che il governo fa un passo in questa direzione e scoppia. Esattamente. Ecco. Quindi diciamo, abbiamo sentito vari parti politiche fare più parti in commedia, perché anche il pareggio di bilancio è stato votato, lo ricordiamo, in tempi di governo Monti, con insomma il voto
voto anche allora del PDL oltre che del PD. Poi invece si dovevano battere i pugni sul tavolo, adesso non va bene l'allentamento, quindi siamo nella pura propaganda politica, sì. Mi pare, non c'è una linea coerente, lineare sull'Europa. Allora, sentiamo invece cosa ne pensa Alessandro De Angelis dell'Huffington Post. Allora, no, io penso, cos'è, una tempesta in un bicchiere d'acqua? Io credo che sia veramente una tempesta in un bicchiere d'acqua, come dici tu. Cioè che ieri ci sia stato semplicemente un po' un pasticcio tra Palazzo Chigi e Tesoro, su cui tra l'altro in serata trapelava anche un po' del disappunto del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che ha mandato il solito tweet, perché no? al netto del fatto che Brunetta, mi pare di aver capito, ha trasformato la capigruppo in un ring, sì, diciamo, com'è nel suo stile. La Presidente Boldrini mi parla, l'ha abbandonata pure. Però zita, c'è un punto che zita, sì, proprio di cronaca, leggendo le agenzie. Allora, per spostare di un anno il pareggio di bilancio serve il placet della Commissione Europea, e per avere il placet della Commissione Europea serve un voto a maggioranza assoluta del Parlamento, sì, punto. Questa è la prassi molto semplice. Non è proprio così, la maggioranza assoluta, scusi, però per spiegare bene a chi ci ascolta, la maggioranza assoluta non è richiesta dalla Commissione Europea, è richiesta dalla Costituzione italiana. Sì, è importante spiegare la differenza. Sì, noi a livello europeo abbiamo preso dei margini molto ampi che l'Italia non aveva mai preso, come ricordava giustamente prima Palmerini. Quindi stiamo dicendo, guardate, che quella impostazione troppo rigorosa è assolutamente insostenibile. Noi riteniamo che nell'interesse dell'Italia, nell'interesse della zona euro, dobbiamo prenderci più tempo per procedere con le riforme strutturali. La Costituzione richiede, per scostarsi dall'obiettivo di pareggio di bilancio, la maggioranza a due terzi. Perché? Perché è una corresponsabilità di tutte le forze politiche decidere questo. Scusi, No, ma io sono contento, perché siccome è un argomento di non proprio facile digeribilità, è bene spiegarlo. Comunque la Camera deve votare questo, no, esatto, no, l'ho detto in maniera sintetica, comunque la Camera deve votare questo per comunicare, diciamo, all'Europa, detta in termini appunto un po' giornalistici. Sì. Brunetta ha detto, dov'è questa lettera che comunica questo spostamento? E là c'è stato un problema, perché il governo, per bocca del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio del Rio, ha detto l'abbiamo mandata. Dalla Commissione Europea ha detto... Ieri mattina ha detto ancora non l'abbiamo notizia. E poi la sera è arrivato... Ci sono stati problemi di comunicazione. C'è stato questo, e alla fine della giornata credo che da Palazzo Chigi si sia detto al Tesoro, insomma, state un po' attenti su queste cose, però non c'è niente di. Per il resto ha perfettamente ragione la collega, è stata una campagna perfettamente strumentale in cui Brunetta ha sollevato una cosa, tra virgolette, burocratica, quando invece politicamente avrebbe dovuto applaudire all'iniziativa, perché è del tutto evidente che che anche l'impianto del DEF, che a mio giudizio, leggendolo, è molto più rigoroso dei DEF degli anni scorsi, e non è un caso che abbia avuto tutto questo risalto sui giornali. Negli anni scorsi sui giornali DEF c'avevano veramente poche righe, perché... E anche l'era Renzi, quindi c'è molta più curiosità, anche l'era Renzi, sono molte più aspettative. Però è anche vero, no? Che sulla questione della crescita Renzi propone una netta discontinuità rispetto al passato, in nome del fatto che le politiche di rigore e di austerità hanno aumentato la recessione e anche alimentato fenomeni populistici, ed erano esattamente le cose come dice la Palmerini, che diceva il centrodestra, quindi poi questo nell'ambito del centrodestra si inserisce, ma ne parleremo dopo, io credo. Sì, ti stoppo perché ho capito dove andare a parlare. In un ambito di una crisi più complessa, quindi. Quelli sono ovviamente tutti elementi che si tengono in vista del famoso 25 maggio. Saluto Lorenzo Binismaghi, che ringrazio di essere con noi a Omnibus. Economista, è stato, mi pare, per 6 anni, no? Nel board, si dice, della Banca Centrale Europea, ed è fresco, diciamo, di stampa con... questo libro che vi faccio vedere, edito dal Mulino, 33 false verità sull'Europa, e mai come in questo momento, viste le elezioni europee, insomma, bisogna capire molto e molto meglio, in maniera più approfondita, che cos'è l'Europa attuale, come la vorremmo. C'è chi, come sa, la contesta, e peraltro abbiamo in collegamento da Strasburgo con noi Matteo Salvini, che è il leader della Lega Nord, e appunto tra chi contesta più fortemente questa Europa e anche l'euro. Allora, intanto partiamo dall'attualità. Ha visto, no? Io ho detto, c'erano due fronti, diciamo, quello europeo e quello interno. Il governo ha fatto bene, al di là delle condizioni, diciamo, oggettive che c'erano, a chiedere questo rinvio?
Ma mi sembra un dibattito più sulla forma che sulla sostanza, perché se dovessi criticare, diciamo, il governo, direi che forse per chiedere un rinvio del pareggio di bilancio bisogna anche accompagnarlo con una chiara dimostrazione di riforme che il Paese deve fare. Il rinvio alla Francia e alla Spagna è stato dato in cambio di riforme, tra l'altro la Francia ha rinunciato a chiedere un altro rinvio, sembra. Per cui va bene il rinvio se però c'è come dire, una prospettiva di mettere le finanze pubbliche in ordine e soprattutto il debito su PIL su una traiettoria chiaramente negativa. Per cui è importante non solo i pagamenti della pubblica amministrazione ma anche insomma, le riforme che ci stiamo aspettando da anni e sicuramente insomma, questo farà parte del programma, diciamo. Però non è che si può rimandare, non si possono rimandare queste riforme da troppo tempo, credo che. Dunque io avrei fatto più una critica forse di sostanza che insomma sulla lettera sì, lettera no, che sì, diciamo per avere, più, italiano, per avere più rassicurazioni che in effetti il governo si sta impegnando non solo su spendere meglio i soldi ma anche e pagare quello che era dovuto alle aziende, ma anche su un percorso di riforma del mercato del lavoro, della burocrazia, tutto quello che viene promesso mese dopo mese, però insomma credo che la Commissione europea e il resto dell'Europa vuol vedere come era avvenuto in passato nel caso della Germania nel 2003. Sì, si richiama sempre, esatto, no? Questo... Quindi, insomma, lo scambio tra riforme e gradualità nell'aggiustamento alla fine bisogna verificarlo sui fatti, non solo sulle promesse. Ma dobbiamo dare per scontato o meno che l'Europa che dice valuteremo poi ci conceda questo slittamento? Ma io credo che l'Europa non aspetta altro che fare questo scambio, non solo con l'Italia, tra l'altro, anche con la Francia, però insomma, l'Europa guardando indietro degli anni ha avuto troppi annunci forse. E, dall'Italia, sì, dice. Tanto non è solo l'Europa, sì. Sono i mercati finanziari, forse sono gli stessi italiani che hanno avuto troppi annunci, no? Dunque non bisogna mai pensare che l'Europa è lì a giudicare, insomma è un contesto globale che si aspetta che l'Italia cambi in modo radicale perché ha rimandato per troppo tempo e sicuramente cambiando, acquisendo più credibilità, anche il processo di riduzione del disavanzo e del debito diventa più credibile, dunque può avere più tempo. Sì. Mi dice anche un'altra cosa da economista, poi entriamo nel vivo Europa sì, Europa no. Ieri, a fronte di questa polemica abbastanza vibrante interna su questa lettera, c'è stata una bolgia in Senato per il voto di scambio politico mafioso con il Movimento 5 Stelle sulle barricate, alla Camera parlava Alfano sull'immigrazione, Lega sulle barricate. Diciamo, com'è che lo spread, la borsa, cioè, diciamo, non segnalano apprensioni particolari? Forse perché appunto i mercati internazionali innanzitutto non guardano a queste. Tutti i parlamenti sono un po' agitati, non solo quello non italiano, solo il nostro. Fa parte della democrazia, insomma, fin quando rimane all'interno di certi parametri. Poi ricordiamoci che è un momento molto particolare sui mercati, c'è un'uscita di fondi dai paesi emergenti, una riscoperta dell'Europa, come che alla fine l'Europa tiene, l'Europa regge, e dunque è un posto dove vale la pena investire. C'è un annuncio di politica monetaria ancora più espansivo, dunque ci si aspetta una caduta dei tassi di interesse. I mercati non hanno sempre ragione, bisogna stare un po' attenti, a volte sono entusiasti, hanno questo entusiasmo, a volte si ritirano e provocano delle crisi, dunque vanno gestiti i mercati finanziari. Bisogna stare attenti a non interpretare questa ondata di capitali a favore dell'Europa come... come dire, un certificato di... È un'apertura di credito, ma attenzione, di credito, dice lei. Molto attenti perché poi i mercati cambiano opinione molto rapidamente. Molto repentinamente. Esatto. No, ma perché sì. I fondamentali stanno a posto, è ovvio che lo... Cioè, tu sei certo che i fondamentali stanno a posto. Ma i fondamentali stanno a posto perché Renzi, diversamente, poi, e qua sta la differenza col centrodestra nell'immersione delle politiche, basta vedere che nel DEF è confermato il rapporto deficit-PIL a 2,6, non c'è nessuno sforamento, diversamente da quello che dice il centrodestra, andiamo in Europa, facciamo... Il centrodestra ha detto in verità, proprio io brutalizzo, conti taroccati perché no, ci sono le europee, ma no, questo gli ha detto Renzi, no? Su questo va detto, è vero che ha fatto diciamo un periodo di annunci sfruttando la luna di miele, come poi anche fisiologico per tutti i governi che si insediano, però ha comunicato due cose fondamentalmente, la prima la tenuta sul fronte della credibilità europea, mantenendo i vincoli di bilancio che ci sono stati fino adesso. E nell'ambito,
l'ha detto in tutto il suo tour internazionale, Hollande, la Merkel, il Consiglio europeo, non è andato a recitare la parte della cicala, ma ha rassicurato sul fatto che all'interno di quello ha puntato sulla crescita e anche rassicurato sul fatto che quello che diceva Bini Smaghi, certo poi ci vuole tempo per fare riforme, ma è che i compiti a casa l'Italia li avrebbe fatti, se tu gli atti concreti, che poi sono importanti nel discorso di fiducia, nel discorso che ha fatto lì in Europa, lui ha esattamente detto che saranno fatte tutte quelle cose che l'Europa ci chiese, chiusa la precedente però come tu sai qualcuno al contrario chi la burocrazia, il lavoro, chi lo critica dice ma come Renzi aveva promesso che avrebbe sbattuto i famosi pugni sul tavolo, questi pugni sul tavolo che sono questa immagine, no? E dice invece adesso ha fatto marcia indietro, ma no, appunto rispettiamo, è una crescita, chi lo critica lo dice, no? No, ma è una crescita nelle, poi vabbè bisogna anche vedere, non voglio fare il difensore d'ufficio di Renzi, ma poi, mi fate sentire poi ci pensa Gozzi, però la crescita è nelle condizioni date. Sì, solo una battuta con Salvini perché l'ho fatto aspettare, mi dispiace anche perché incombe la pubblicità. Buongiorno Salvini, mi dice proprio in un titolo, così poi dopo la pubblicità le ridò la parola, mi dice in un titolo, le è piaciuta l'iniziativa di questa richiesta di slittamento, insomma per i motivi che Gozzi ci ha ben spiegati, o no? Va bene? Va nella giusta direzione o no? No, è profonda tristezza chiedere il permesso col cappello in mano di spendere i nostri soldi. Che l'Italia debba chiedere il permesso di poter fare qualcosa che serve agli italiani. È un dibattito surreale. L'Italia è l'Italia, punto. Se ci riprendiamo consapevolezza, forza, dignità e lavoro, non dobbiamo chiedere il permesso di far niente a nessuno. Allora, grazie. Adesso, dopo la pubblicità, torniamo alla Salvini. Allora, prima di dare la parola a Salvini, un paio di notizie che riguardano la situazione molto delicata, per usare un eufemismo, in Ucraina. Sta per cominciare a Ginevra l'incontro a quattro, appunto, sulla crisi dell'Ucraina. Vi partecipano ovviamente le autorità del governo di Kiev, gli Stati Uniti, la Russia e l'Unione Europea. Però poco fa Yulia Tymoshenko ha chiesto l'introduzione dello stato di emergenza nell'area, nella regione ad est dell'Ucraina, nel paese, per consentire proprio alle forze armate di intervenire contro i ribelli filorussi che, come sapete, hanno occupato anche molti edifici amministrativi. Questo, secondo le notizie di agenzia, comporterebbe il rinvio delle elezioni presidenziali del 25 maggio, elezioni a cui la Tymoshenko è candidata. Allora, Salvini, lei prima ha detto l'Italia è l'Italia, no? Intanto non ha fatto riferimento alla Padania, e cos'è? È un salto di qualità? Ma guardi, l'euro è stata una moneta sbagliata e dannosa per il nord e per il sud. Noi continueremo a lavorare per l'autonomia, il federalismo, l'indipendenza, dove la gente vorrà, però in questo momento l'emergenza è salvare un paese, anzi un'Europa che l'euro sta massacrando. Perché l'euro sta facendo tornare a litigare gli europei, è una moneta talmente sbagliata che stiamo parlando di come salvarla, abbiamo il massimo storico della disoccupazione, del tasso di povertà, del debito pubblico, quindi prima ci rendiamo conto dell'errore fatto e andiamo avanti, perché i politici sono pagati per dare delle soluzioni e andare avanti, quindi prima ci riprendiamo una moneta più giusta, prima riparte il lavoro, prima mettiamo in sicurezza tutto il resto, perché oggi le pensioni, ad esempio, sono pagate da chi lavora. Se abbiamo un tasso di disoccupazione che non ha precedenti nella storia italiana, evidentemente è perché ci sono anche cause esterne che creano questi problemi, chi pagherà le pensioni se la gente non lavora? Quindi io faccio i migliori auguri a Renzi di fare tutto quello che dovrà fare, ma rimango convinto che o usciamo dalla gabbia di questo euro rimanendo in Europa, oppure tutte le riforme che potremo fare saranno vane e dovremo andare a chiedere il permesso di pagare i debiti, di poter spendere i soldi per le piscine, per le strade, per le scuole, per le case di riposo. Sono soldi nostri. Io ricordo che l'anno scorso l'Unione Europea ha regalato 1 miliardo di euro alla Turchia, che cresce 4 volte più della media europea, per cercare di invogliarla a entrare in Europa. Ovviamente la Turchia incassa questi soldi, ben si guarda dall'entrare in Europa. Ma vi pare normale che un continente in crisi dia nell'arco degli ultimi anni 5 miliardi di euro alla Turchia
per provare ad avvicinarla. Questo è uno dei tanti esempi di come l'Europa ormai sia un supermercato. Io mi ribello all'Europa supermercato e quindi vorrei tornare a decidere in casa mia. Anche perché l'Europa nelle emergenze, penso all'immigrazione cui stiamo assistendo in questi giorni, non fa niente. Dice grazie, problema vostro, gestitevelo voi. Sì, in questo devo dire che... 10 milioni di euro al mese per accogliere migliaia di disperati a cui non siamo in grado di offrire un futuro, un presente, un passato. E l'Europa col trattato di Dublino dice se mettono piede in Italia, ve li tenete in Italia. Sì, molto generosamente e solidalmente. Dicevo Salvini, in questo lei dice le stesse cose, c'è una perfetta... consonanza con quanto ha detto Alfano, che pure ieri avete criticato duramente, cioè che l'Europa deve darsi una mossa in questo senso, non può essere tutto a carico dell'Italia, quindi in questo siete d'accordo, almeno in questo, sì, col ministro Alfano, dell'Interno. Alfano fa il ministro, Alfano non può dire ci sono 500.000 immigrati pronti a partire, poi cancellare il reato di immigrazione clandestina e poi non difendere i confini. Siamo gli unici al mondo che usano le navi e l'esercito non per difendere i confini ma per farli varcare illegalmente i confini. Maroni mandava quei soldi nei paesi nordafricani per cercare di risolvere il problema là. Alfano è assolutamente non all'altezza di svolgere il compito che sta svolgendo, però ripeto, tornando a bomba, è triste dibattere di una lettera in cui noi chiediamo il permesso per pagare le aziende che hanno lavorato per le nostre amministrazioni di Bruxelles o di Berlino, molto più onestamente e sinceramente. Che vadano a farsi friggere Bruxelles e Berlino, sono soldi nostri, li spenderemo un po' come vorremo o no? Sì, senta, diciamo che c'è quest'asse tra voi, no, e Marine Le Pen, appunto per uscire dalla gabbia dell'euro, come lei l'ha definita. Io però le voglio chiedere, capisco che forse è un tormentone per lei, però voglio approfittare anche della presenza di Lorenzo Binismaghi stamattina. Le voglio chiedere, le faccio la solita domanda, no? Lei dice dobbiamo uscire dall'euro, no? Perché questa è la domanda consueta. Mi dice, mi spiega quali sarebbero i vantaggi per il nostro paese uscendo dall'euro? Me li elenca proprio in maniera sintetica? Guardi, no, non le darò la solita risposta, ma è bello avere almeno la domanda in maniera corretta e obiettiva. Noi abbiamo fatto un libricino con alcuni economisti, si chiama bastaeuro.org, è scaricabile su internet, quindi chi ci guarda da casa può andare a curiosare. La sostanza principale è che una moneta più giusta farebbe ripartire il lavoro in Italia. Questo soprattutto. Noi adesso abbiamo una moneta sbagliata, assolutamente sopravvalutata, che mette in difficoltà le nostre aziende che non sono quelle eccellenti, abbiamo anche le eccellenze per carità di Dio. Però se abbiamo un tasso di disoccupazione mai avuto nella storia è perché evidentemente o abbiamo disimparato a lavorare oppure corriamo i 100 metri con gli scarponi da sci. Quindi una moneta più giusta avrebbe il primo immediato risultato di far ripartire i consumi, la produzione e quindi i posti di lavoro in Italia. L'emergenza per me è il lavoro. Sì. Tutto il resto viene e dopo. Come la mettiamo? Noi possiamo avere i conti a posto, però se manca il lavoro, una moneta più giusta, magari che vale di meno rispetto all'eurone tedesco, rende più competitivi i nostri prodotti e fa ripartire il lavoro in Italia. È questo, io devo far ripartire il lavoro in Italia. Tre voci così le cito, credo che siano le più importanti. Come la mettiamo con debito pubblico, i risparmi degli italiani e diciamo tutto quello che sono gli approvvigionamenti energetici, tornando alla lira o a quello che sarebbe, come facciamo? Guardi, l'unico modo per mettere in sicurezza il risparmio degli italiani è uscire dall'euro. Perché tutti i mali che ci vengono annunciati catastroficamente, l'uscita dall'euro ridurrebbe il risparmio degli italiani, ridurrebbe il valore della casa. Ma non è vero, non ridurrebbe tutto questo. È tutto già successo. Quello che ci dicono che succederebbe da domani in avanti senza l'euro è già drammaticamente successo. Noi paghiamo la benzina 3.600 lire al litro. Il valore degli immobili si è ridotto del 70%. Abbiamo una disoccupazione e un debito pubblico che sono record storico italiani. Quindi sicuramente ci sarebbe una quota di rischio. Fuori dubbio, non è che uscendo dall'euro diventeremo tutti subito bisogna vedere più quant'è belli, questa quota ricchi, di simpatici rischio e intelligenti. Io preferisco una quota di rischio che non la morte certa. 12 anni di euro hanno certificato la morte certa di migliaia di imprese, partite IVA, artigiani. I numeri non sono politica. Sì. Noi abbiamo una disoccupazione che mai nella storia della Repubblica italiana avevamo registrato. E uno deve prendere atto del fatto che così non va,
che l'euro è la morte certa, preferisco rischiare e riprendermi la capacità di scegliere, di decidere, di stampare, di spendere, di assumere, di lavorare, di piantare, di mungere le Salvini, vacche. Sì, no, è chiarissimo. Una allora, una domanda e poi io devo sentire la replica di Bisbaghi e di Gozzi. Propone il ritorno alla lira o propone una moneta padana? Guardi, c'è stato un bellissimo convegno a Roma con tantissimi esperti europei, è un dibattito fortunatamente non solo italiano ma europeo, c'era anche l'ex commissario europeo Bolkestein che ha chiesto scusa, onestamente, correttamente per gli errori fatti di un euro costruito senza senso. Il ritorno alla moneta nazionale secondo me potrebbe essere il primo passo, assolutamente. Non solo in Italia, questo è un dibattito che fortunatamente c'è in Francia, c'è in Austria, c'è in Olanda. C'è ovunque, la gente si rende conto che la moneta è al servizio dei cittadini. In questo momento è il contrario, sono i cittadini al servizio dell'euro. Sì. Dobbiamo salvare l'euro, l'euro è irreversibile, mi raccomando non tocchiamo l'euro. No, è un dibattito... La moneta deve essere al servizio dei cittadini, è il contrario. Sì, no, un dibattito che c'è anche in Gran Bretagna, che non fa parte dell'eurozona come sappiamo, ma per uscire proprio dall'Unione Europea. Oggi peraltro c'è un'ampia intervista di un leader... inglese che Salvini ben conosce, Nigel Farage, che appunto racconta Enrico Franceschini, il leader dell'UKIP, questo partito insomma no, anti-Europa, perché vorrebbe che la Gran Bretagna si trasformasse come la Svizzera, dice sarebbe un grande vantaggio. Allora, io voglio chiedere però a Bisbaghi una cosa. Sul leader inglese che intanto ha dei problemi con i fondi europei per come li ha usati, quindi intanto vediamo come va questa inchiesta su come ha usato questi fondi europei e poi magari... Intanto voglio citare, perché c'è Salvini presente, c'è una domanda anche dedicata alla Lega Nord. La Lega Nord aderite allo stesso gruppo parlamentare qui a Strasburgo. La risposta testuale è: non abbiamo un rapporto particolarmente buono con la Lega, dice... Vabbè, Farage, ma questo è un altro discorso. Allora, io chiedo una cosa a Lorenzo Bisbaghi, perché forse è una necessità che sento, ma spero di interpretare anche i tanti telespettatori che ci seguono. Cioè, Salvini ha detto delle cose, poi possiamo essere d'accordo o meno, precise, molto chiare, non mi pare, che sono anche molto forti da un punto di vista elettorale, come anche molti sondaggi dicono rispetto alla Lega e alla crescita che avrebbe la Lega. Come replica lei a quello che ha detto Salvini? Cioè, come può convincerci che invece restare nell'euro è conveniente? Con tutte le critiche poi che si possono muovere all'Europa, a questa Europa e all'euro. Ma innanzitutto Farage ha fatto una gaffe, perché lui ha detto facciamo come la Svizzera, sì. Guarda caso la Svizzera c'ha la moneta legata all'euro. Comunque, lasciamo perdere. Però... il discorso che fa Salvini la fa un po' breve, dice riprendiamoci la moneta e così creiamo lavoro. Sì. La Le Pen è molto più diretta e molto più esplicita, perché dice riprendiamoci il franco, lo svalutiamo di 20% e così inondiamo il resto dell'Europa con esportazioni, ripartono le esportazioni e riparte il lavoro. Allora però Salvini deve stare attento, perché se lo fanno i francesi, magari lo fanno pure gli spagnoli. Usciamo, svalutiamo e ripartiamo. Sì. Lo fanno i belgi, lo fanno gli austriaci. C'è una guerra monetaria. Da questa guerra monetaria, ma l'Italia ha un vantaggio? Per esempio, con la Le Pen, che è alleata di Salvini, se loro svalutano del 20% e noi svalutiamo del 20%, noi per esempio dobbiamo importare petrolio. La Francia è indipendente dal punto di vista energetico e produce energia nucleare. Alla fine noi cosa avremo? Costi più elevati... È una competizione più complessa. È esattamente quello che è successo dopo la grande crisi del 1930. Tutti cercavano di svalutare per competere uno con l'altro. È successo poi la vera guerra tra paesi. E Salvini si dimentica, forse è troppo giovane, ma prima dell'euro veramente le tensioni politiche che derivavano dalla speculazione monetaria. Le monete erano in preda ai mercati, in balia ai mercati. E questo ha portato, per esempio, Mitterrand in Francia a dover cambiare il governo, a dover invertire la politica economica. Ma quante volte in Italia ci sono state crisi politiche, ci ricordiamo l'82, a causa della moneta? Togliendo la moneta come elemento di concorrenza tra paesi abbiamo riportato la stabilità monetaria. Certo, non basta, però pensare oggettivamente che i problemi della burocrazia in Italia, i problemi del mercato del lavoro che è rigido, della mancanza di concorrenza... della giustizia troppo lenta, tutto quello che non fa investire le imprese si risolva tornando a una lira e deprezzando la lira, rincorrendo una... cioè, mi sembra un film già visto e francamente poco credibile. Senta, ma rispetto a quelle voci, per far capire proprio chi anche
legittimamente, no? È molto curioso di tutto questo, e anche perché, come lei sa, insomma, si teme che, o almeno una parte ovviamente che crede ancora nell'Europa, teme appunto l'avanzata di movimenti e partiti anti-euro, euroscettici. Per esempio, rispetto al debito, rispetto ai risparmi degli italiani, rispetto alle materie prime che dobbiamo comprare, che cosa succederebbe se si tornasse alla lira? Ma innanzitutto bisogna capire come farlo praticamente, no? Supponiamo che ci sia un referendum, no? Sì. Vogliono fare un referendum. Insomma, abbiamo una campagna elettorale durante il referendum. Se l'ipotesi di uscire dall'euro ma lei cosa farebbe? Comincerebbe a pensare: qui tra un po' i miei risparmi non sono più in euro, diventano in lire. Sì. Ma lei cosa farebbe? Andrebbe in banca e ritirerebbe tutti i soldi, perché avrebbe paura che da un giorno all'indomani i suoi risparmi si svalutino il 20%, no? Perché è proprio quello che vuole Salvini o la Le Pen. E dunque cercherebbe, cosa succederebbe alle banche? Le banche avrebbero un tracollo. Come si fa a impedire questo? Beh, potrebbe avvenire se mettessimo dei controlli sui mutui di capitali, impedire ai cittadini di andare in banca a ritirare, cioè come è successo in Argentina, avremo la guerra civile praticamente. Per cui uscire dall'euro... E alla fine la scelta è tra una moneta buona e una moneta meno buona, e penso che qualsiasi risparmiatore alla fine direbbe: io mi tengo la mia moneta buona, perché i miei risparmi, che devono poi deprezzarsi, rincorrere queste svalutazioni che porterebbero a più inflazione, quello che abbiamo conosciuto negli anni 70. Adesso arrivo, Salvini. La disoccupazione negli anni 70-80 era più elevata di oggi, 12%, basta controllare le statistiche. L'inflazione era al 16%, tassi di interesse al 20%. Ora lo Stato che si indebita a tassi di interesse al 20%, vogliamo capire che come ne usciremmo. Un'altra spirale per però i dati sulla disoccupazione che ci dava Salvini, i dati sul PIL, insomma, questi dati non sono disoccupazione, il dato della disoccupazione del 12% qui non è un record storico. Negli anni 80 e in passato ne abbiamo avuto. Questo non è per dire che non siamo in una situazione, tra l'altro volevo dire, non è che i fondamentali italiani stanno bene, assolutamente. Il problema dell'Italia non è un problema di finanza pubblica, questo è un problema di crescita. Bisogna fare delle riforme per crescere. Dire che tutta la colpa dell'euro è un modo per dire: non c'è bisogno di fare le riforme. Posso fare una domanda? Sì, perché visto che corso. Abbiamo parlato, Salvini ci ha parlato dei vantaggi, io vorrei parlare anche degli svantaggi, no? Di un ritorno alla lira, alcuni o non so. Abbiamo capito molto bene, vorrei capire, credo. Per esempio, perché lui dice: così le imprese cominciano a esportare, come i redditi da fissi, insomma, il lavoro fisso, le pensioni, i dipendenti, ecco, come... vorrei capire gli stipendi e le pensioni che cosa diventano. Cioè, tornando alla lira, che succederebbe? Tornando alla lira, sì. Quello che è successo prima dell'euro, no? Con l'aumento del debito pubblico per cercare di pagare le pensioni, alla fine, no? Perché i tassi di interesse che aumentano vuol dire che lo Stato deve pagare più tassi di interesse. Dunque ci sono meno soldi per pagare il resto. Cioè, quello che è successo con l'entrata dell'euro, abbiamo risparmiato sugli interessi. Il problema è che non abbiamo utilizzato il risparmio per ridurre le tasse. Ma ritornare a quello che succedeva prima, che pagavamo dei tassi di interesse elevatissimi, e questo andava a scapito di tutto il resto. Quindi ricreare, pensare che il ritorno al futuro... Lei le vengono i brividi a pensare a questo? Beh, insomma, a parte saremo l'unico paese, credo, che farebbe questo tipo di scelta. Ci troveremo da solo... Siamo sicuri? Non è che poi... Come ho detto, io sono sicuro che non usciamo, perché gli italiani, come i greci, alla fine hanno scelto tra la moneta buona e la moneta meno buona. I cittadini, i risparmiatori scelgono la moneta buona. Ma lo sa anche Salvini che il cittadino, il risparmiatore in Padania, quando dovrà scegliere se tenere il conto corrente in euro o il conto corrente in lire, sceglierà il conto corrente in euro, se no lo porta in Svizzera e provoca il tracollo del sistema finanziario italiano. Questa mi sembra chiarissima, questa. Allora adesso arrivo Salvini, sentiamo il sottosegretario Gozzi e così poi Salvini replica complessivamente. No, ma vedi, io credo che non ci debbano essere totem e credo che anche questo dibattito faccia bene. È evidente che per fare delle scelte non bisogna fare delle scelte in base alla demagogia, perché qui si parla della vita della gente, bisogna fare delle scelte in base a delle analisi costi-benefici. La nostra analisi costi-benefici è evidente, bisogna rimanere nell'unione monetaria, bisogna rimanere nell'euro, bisogna costruire, e il nostro DEF è la prima risposta, una politica economica e sociale a livello nazionale, a livello europeo, che risponda alle esigenze della gente. Quello che propone Salvini, cioè
l'uscita dall'euro e tutte le conseguenze che abbiamo sentito, beh, chi sta bene starebbe forse un po' meno bene. La classe media si impoverirebbe drammaticamente e chi sta male non ha lavoro sarebbe in una situazione ancora più drammatica. Visto che sono queste le conseguenze della sua soluzione, io la sua soluzione non la condivido e lavoro per una soluzione distinta, diversa, che è quella su cui stiamo lavorando. Poi ho sentito che ha una profonda tristezza. Perché cosa è triste? Per il fatto che noi diciamo all'Unione Europea quello che faremo, mica chiediamo autorizzazioni. Noi non stiamo chiedendo autorizzazione a nessuno. Noi abbiamo indicato il percorso di riforme interne perché dobbiamo fare ripartire la crescita, perché solo se riparte la crescita possiamo creare posti di lavoro, e abbiamo comunicato ai nostri partner europei attraverso la Commissione Europea quello che faremo. Non si tratta di autorizzare. È una bella differenza all'epoca del governo che Salvini sosteneva. Quando c'era Tremonti che a livello europeo accettava tutto il contrario di tutto e accettava cose che erano contro gli interessi degli italiani, e in Parlamento e agli atti parlamentari glielo dicevamo mentre Salvini lo votava. È una bella differenza rispetto a quando c'era Maroni ministro degli interni e l'Italia non solo non ha risolto la questione dell'immigrazione ma si è fatta condannare dalla Corte Europea dei Diritti Umani per violazione dei diritti fondamentali con i morti che sono nel Mediterraneo. Questo è il governo che Salvini sosteneva. Ora va bene tutto, parliamo di tutto, ma parliamo coi fatti. Parlava delle cifre, parliamo delle cifre, e le cifre dicono che Questa nostra proposta, questa nostra politica economica è una politica economica che vuol fare giustizia sociale e vuol fare ripartire la crescita. La manovra economica del governo di Salvini e Tremonti era quella dei tagli lineari. Tagli lineari che ci hanno portato a una situazione in cui con meno crescita, con più tagli e con più austerità, il debito pubblico, anziché diminuire, è arrivato a 130%. Sì, non credo che sia tutta colpa del governo Berlusconi-Lega, no? Certamente no, però l'impostazione, il debito pubblico viene da lontano, e credo che i miei figli, ventenni, e anche la mia generazione, è quella che ha pagato di più i colpi di una classe politica della Prima Repubblica che ha prodotto debito pubblico per fare clientele e non per fare investimenti produttivi. Perché il debito pubblico non è un male di per sé, bisogna vedere come lo fai. Se tu lo fai il debito pubblico per fare investimenti produttivi, per far ripartire la crescita, quello che noi vogliamo che l'Europa faccia e quello che vogliamo che l'Europa ci lasci fare è qualcosa di positivo. Il debito pubblico per aumentare la spesa corrente, per le clientele, per i progetti a pioggia, che è quello che è stato prodotto soprattutto negli anni 70 e 80 e che oggi ci ritroviamo con un fardello, è qualcosa che non vogliamo vedere. 2107 miliardi mi pare l'ultimo dato. Allora Salvini, a lei per la replica su quello che ha sentito. Io aggiungo, ma sommessamente, se la Lega dice queste cose, poi non penso saranno tutti pazzi quelli della Lega, no? Sentiamo, sentiamo ma Salvini. Mi fa piacere che Salvini parli a nome dell'Italia, vuol dire che frequentare la Le Pen fa bene. Io ho un figlio di 11 anni e una bimba di 15 mesi a cui non vorrei lasciare il deserto, quindi se faccio una battaglia è per migliorare il futuro di mio figlio. Io ho sentito tutto il campionario dei tifosi dell'euro, mancano le pestilenze, le carestie, i terremoti, e poi uscendo dall'euro capiterà il peggio del peggio. Abbiamo fatto due conti e abbiamo visto che se l'euro non crea lavoro e abbiamo una disoccupazione, ripeto, da record storico, il problema è questo. Io però mi permetto, siccome il politico che risponde al politico, magari il telespettatore non si fida del politico a prescindere. 20 secondi, io cito 4 righe di 4 premi Nobel. Amartya Sen, l'euro è stata un'idea orribile, lo penso da tempo. Milton Friedman, l'euro sarà più una fonte di problemi che non di benefici, è un progetto dirigista, autoritario, antidemocratico e pericoloso. James Mirrlees, non dovreste stare nell'euro ma uscirne adesso come Italia. Christopher Pissarides, è necessario abolire l'euro per tornare a creare quella fiducia che i paesi europei una volta avevano l'uno nell'altro. Ora, o sono 4 premi Nobel che l'hanno rubato per strada, tutti i premi Nobel per l'economia, oppure che l'euro sia una moneta sbagliata, profondamente sbagliata, è evidente a chiunque. Detto questo, i problemi dell'Italia ci sono: la burocrazia, la mafia, la corruzione, la casta, la camorra, per carità di Dio. E la Lega è anche nata per combatterli, ma c'erano anche 15 anni fa. Se 15 anni fa con la liretta brutta, cattiva, svalutata, con l'inflazione, eravamo quarta potenza mondiale, eravamo noi a vendere ai tedeschi, e se il giorno stesso nell'ingresso dell'euro si sono invertite le parti e siamo stati noi a cominciare a comprare ai tedeschi, c'è qualcosa che non funziona per l'Italia e qualcosa che funziona bene per la Germania? Forse che l'euro è una moneta tedesca che non va bene per tutto il resto del Sud Europa? Forse che per dare un lavoro a mio figlio ho bisogno di una moneta più giusta?
E sono dei dubbi che io mi pongo. Posso poi magari hai ragione voi, uscendo da lei. Posso ricordare a Salvini che una volta... Sì, Salvini senta la Palmerina e poi c'è Vini Smaghi che ho visto inquieto. Mi ricordo che una volta la Lega voleva fare la macroregione e allearsi con la Germania. È cambiato qualcosa? No, noi la macroregione la vogliamo ancora fare, ci stiamo lavorando. Sì, ma volevate andare con la Germania. Adesso invece è il contrario. L'idea di monete per aree omogenee continua a essere un'idea assolutamente valida, che una moneta unica per 20 paesi non stia in piedi, ma così come la lira. Noi lo dicevamo, continuiamo a sostenerlo. L'economia di Bolzano è diversa dall'economia di Catanzaro, però un po' di buonsenso. L'emergenza è il lavoro, perché se già la gente non lavora, non paga le tasse, non paga le pensioni. Quindi io prima devo far ripartire il lavoro e per farlo ho bisogno di una moneta che mi permette di far ripartire il lavoro sotto il controllo mio, non di Bruxelles o di Berlino. Una volta che è ripartito il lavoro torniamo a parlare di tutto il resto. Sì, Salvini. No, perché per informare Salvini, ecco, perché l'uso dei premi Nobel francamente è molto spiacevole. Amartya Sen e ma l'hanno dette quelle allora cose? Allora ascolti un attimo. Le hanno scritte quelle cose o no? Sentiamo la replica. Allora lei si informi un attimo. Il 10 aprile. Ma no, lei si informi il 10 aprile. Salvini, siamo stati così tranquilli. Il 10 aprile. Lei si informa. Il maestro e l'alunno. No, un attimo. Si è visto i maestri alla Monti dove ci hanno portato. Salvini, un attimo. Quello, sentiamo Vini Smaghi. Con i trucchetti Salvini non vai lontano. Il 10 aprile hanno fatto un comunicato stampa. Joe Stiglitz e Amartya Sen dicendo siamo sconcertati di apprendere dell'uso distorto delle nostre analisi del funzionamento dell'euro che circola in Francia e in altri paesi europei. Siamo fortemente a favore di un'Europa più integrata politicamente. L'unione monetaria, l'unione monetaria deve procedere con l'unione fiscale. E anche se noi riteniamo che il modo in cui è stata costruita l'Europa senza un'unione fiscale e senza un'unione bancaria sia un errore, noi siamo fortemente pro-europei e vogliamo che ci sia più Europa e andare oltre l'unione monetaria. Dunque, l'uso dei premi Nobel, francamente, non è accettabile il modo in cui io accetto gli argomenti. Salvini, adesso torniamo da lei. Portare in ballo persone che non hanno la possibilità di applicare. Questo è un comunicato stampa ufficiale di due premi Nobel. E gli altri Salvini, io vorrei però aggiungiamo una cosa, Salvini, aspetti. Io vorrei aggiungere una cosa. Io una domanda, perché capisco la campagna elettorale, però vorrei fare, diciamo, delle domande. Sì. Ma lei perché non rende mai conto di quello che il suo movimento ha fatto? Cioè, quando voi stavate al governo, il problema era separare una parte dell'Italia dall'Italia e andavate sul Po con le ampolle, ma questa questione non l'avete posta. Ah, eppure, guarda l'economista. Guarda l'economista super. No, un attimo. Ampolle del Po. Allora, Salvini. Complimenti per la dotta analisi. La dotta analisi sono state le vostre parole. L'ampolla del Po. Quindi la polemica è l'ampolla del Po. No, io le sto facendo una domanda, non sono un economista, le sto facendo una domanda da giornalista. E la sua posizione è tecnicamente irresponsabile, cioè nel senso che lei non rende mai conto, la responsabilità, no, l'accountability in Europa, diciamo, lei non rende mai conto di quello che voi fate. Perché è facile fare propaganda e fare l'impresa delle chiacchiere. Quando stavate al governo del paese, che c'era l'euro, il vostro problema era fare quei riti celtici con le ampolle. L'avete fatti voi, diciamo. La cosa non è che non sono dotto io, è che voi avete alimentato dei conati di plebeismo demagogico. Adesso dei invece... conati di plebeismo. Adesso ve la faccio replicare un attimo. Adesso invece... Che profondo rispetto adesso per invece, i cittadini. Adesso invece... Conati di plebeismo. Adesso invece Salvini, voi non rendete conto del fatto che quando avete governato il paese lo avete mandato a gambe all'aria, non ne tenete conto, col vostro ideologo Tremonti, e adesso il problema è far uscire l'Italia dall'Europa. Un attimo, la domanda, facciamo una domanda così poi c'è la pubblicità e facciamo rispondere Salvini. La domanda è perché quando eravate al governo non l'avete chiesto, tranne poi denunciare dei complotti. Ma chi l'ha chiesto? Allora scusatemi un attimo, io ho una pubblicità.
pubblicità tassativa, poi torniamo da Salvini che ci replica perché quando erano al governo non l'hanno chiesto, pubblicità. L'abbiamo chiesto, era distratto ragazzo. Sì, ragazzo. Lui non ti voleva parlare, sì, sperava che arrivasse. Sperava? Allora adesso torno rapidamente a Salvini per una replica. Intanto il mercato europeo dell'auto è cresciuto a marzo del 10,6%, il dato fa segnare il settimo mese consecutivo con il segno positivo. Le immatricolazioni totali sono state praticamente 1,5 milioni. Allora Salvini. Ma guardi, io non pretendo di aver ragione, però pretendo che il libero esercizio del dubbio sia rispettato, quindi i conati di plemeismo, l'irresponsabilità. Dalle nostre valutazioni, l'euro in 12 anni ha creato fame e disoccupazione. Punto. Quindi lascio giudicare ai telespettatori da casa se stanno meglio adesso o se stavano meglio 12 anni fa. Detto questo, strumentalizzare le parole dei Nobel. Ma se sul Corriere della Sera del 21 maggio 2013 il Nobel Amartya Sen ha scritto: l'euro è stato un'idea orribile, lo penso da tempo, un errore che ha messo l'economia europea sulla strada sbagliata. È colpa mia o le ha dette lui queste cose? Salvini, ma lei perché non risponde mai alle domande? La domanda è quando stavate al governo, quando stavate al governo, non avete posto questa questione? Punto. Siamo stati gli unici, se un telespettatore adesso è a casa e va su Google e digita 1 gennaio 2002, primo giorno di entrata in vigore dell'euro, l'unico movimento politico, quindi non l'altro ieri, 12 anni fa, che disse no, attenzione, la strada sbagliata è la risposta sbagliata, era la Lega di Bossi. Sì. E infatti ci dissero che eravamo degli uccelli del malaugurio, dei menagramo, abbiamo votato contro il fiscal compact, abbiamo votato contro dei trattati, eravamo contro l'Europa, ci dicevano no. Io sono assolutamente europeista, io adoro l'Europa, io voglio un'Europa solidale, ma dove la gente lavora e non muore di fame. Quindi dal 98 noi abbiamo detto una moneta unica è la risposta sbagliata a una richiesta giusta. Quindi è da 16 anni che noi stiamo combattendo. Al governo Berlusconi, Berlusconi dal 2008 al 2013, al governo Berlusconi, dove c'era un presidente del Consiglio rappresentativo di tutta la coalizione, un ministro dell'economia che poi avete candidato voi alle politiche a voi vicino, il ministro dell'interno, non c'è una sola dichiarazione in cui ponevate il tema dell'uscita dall'euro. Che adesso fate la propaganda. Volevate fare la Padania dall'Italia. Facciamolo adesso, l'Italia dall'Europa. Non so qual è la prossima secessione. Facciamo se rispondere Salvini così poi andiamo avanti però. Mi scusi, prego. Sto dicendo, se lei mi chiede, la Lega ha fatto degli errori? Sì. La Lega farà degli altri errori in futuro? Sì, assolutamente. Siamo infallibili? No. C'è Renzi che è infallibile. Noi abbiamo fatto degli errori e altri ne faremo. Ma la coerenza sul dire che questo euro è una moneta sbagliata e prima ne usciamo, prima ci salviamo, questa me la tengo da 15 anni. Se poi il Veneto vorrà votare per l'indipendenza, la Lombardia per l'autonomia, lo decideranno i cittadini, a prescindere dalle sue battute o dalle mie battute. Quindi, che abbiamo fatto degli errori nel passato è fuori discussione. Detto questo, siamo nel 2014. Io voglio che mio figlio lavori. Con questa situazione economica e con questa moneta idiota, mio figlio non lavora. Sì. Io chiedo a Bini Smaghi due cose rapide e le chiedo se è possibile due risposte rapide, anche se capisco che i temi meriterebbero puntate a parte. Ma l'idea di avere due euro, diciamo così, uno per i paesi del nord e uno per i paesi del sud, è praticabile? Ma innanzitutto nessuno, non credo che gli altri paesi del sud vogliano venire con l'Italia. E poi alla fine cosa fa? La crisi greca la paghiamo noi italiani? Succede una crisi, ci fossero stati 2 euro, diciamo, 3 anni fa, 4 anni fa. La crisi in Portogallo, in Grecia l'avremmo pagata solo noi, non anche i tedeschi. E qui ci dovremmo sobbarcare noi tutto l'onere dell'aggiustamento. Poi l'altra domanda è, ma fuori dall'euro, tutti i problemi del meridione d'Italia, per esempio, no? Sì. I trasferimenti, no? Che vengono fatti anche dal resto dell'Europa.
dovrebbero venire solo dal nord dell'Italia. Dunque è sicuro che Salvini, che nell'interesse dei cittadini del nord Italia, uscire dall'euro e ritrovarsi da soli? Assolutamente sì. Ecco, io devo, sì. Forse oggi però paghiamo detto assolutamente che il doppio rispetto a quello che pagavamo con la lira. Ha detto che ha dei dubbi, forse secondo me su questo bisognerebbe avere qualche dubbio in più, secondo me. Speriamo, le lascio a lei, facciamo così. Che nord e sud sono uniti nella disoccupazione in questo momento. E al sud è ancora più grave, direi. Visto che Salvini dice che tutti come tutti sbagliamo, cerchiamo di non fargli compiere un ulteriore errore, cerchiamo di tenerlo in profonda minoranza, perché dato che di errori non hanno già fatti tanti, se Salvini fosse maggioranza farebbe fare all'Italia un errore drammatico contro gli interessi dei suoi figli, dei miei figli, dei disoccupati, che è quella di portarci alla deriva uscendo dall'Europa, perché come del resto è stato dimostrato anche stamattina, non è che esci dall'euro, in realtà si creerebbe delle tensioni tali, il mercato unico salterebbe e che l'Italia si troverebbe fuori dall'Europa. Pensa alla sinistra che pensa solo al mercato e al Salvini, la informo che lei è parlamentare europeo e dovrebbe sapere che il mercato unico ha creato posti di lavoro e che gli obiettivi di mercato unico sono stati soprattutto negli interessi di due paesi. Il primo è quello che lei cita sempre, con cui lei voleva unirsi, cioè la Baviera. Il secondo è l'Italia, perché i benefici del mercato unico in termini di imprese e in termini di lavoratori nel passato l'Italia sono venuti. Però le dico, evitiamo che lei faccia compiere altri errori drammatici. Non l'ho mai interrotta. Salvini, vi prego. Eppure lei al Parlamento europeo dovrebbe sapere come si gestiscono i dibattiti. La tempistica del Parlamento europeo. Io dico ai telespettatori, evitiamo di fare ai Salvini d'Italia altri errori in futuro, perché quello che Salvini propone è una ricetta totalmente strappata. Anche questa però può essere una dichiarazione preelettorale, diciamo. Qui parla non solo Gozzi, sottosegretario, ma anche esponente del PD. Ma è legittimo, lo dico solo perché per non infierire solo su Salvini. Non voglio infierire però, su Salvini gli voglio fare perché una domanda. Perché devo fare un'altra domanda a Bini. No, fai pure. Non voglio infierire, gli voglio fare solo una domanda, perché io trovo che... Quello che l'Europa chiede all'Italia era un po' quello che la Lega, soprattutto dei primi tempi, chiedeva all'Italia, in particolare all'Italia del Sud, cioè questa esigenza di rigore, di attenzione alla spesa pubblica, di limitare gli sprechi. Cioè voi in un certo senso parlavate di una revisione della spesa, di una spending review ante litteram. Ora, queste ragioni sono le stesse che adesso l'Europa impone all'Italia, cioè il controllo della spesa, del debito pubblico. Ecco, perché non vi ritrovate su questa lunghezza d'onda? La ragione era un po' la stessa. Ecco, sì, sentiamo questa. Grazie per la domanda molto interessante. Noi contro gli sprechi continuiamo a batterci con qualche risultato positivo, finalmente. Per esempio in sanità... Dopo 15 anni di battaglie, anche lo Stato centrale si è accorto che se tutte le regioni italiane spendessero bene come le regioni del nord, l'Italia risparmierebbe 20 miliardi di euro all'anno di sprechi. Si chiamano costi standard e piano piano ci stiamo avvicinando ai livelli di Lombardia e Veneto. Detto questo, però, non ci siamo mai permessi di colonizzare il sud già penalizzato con una moneta che ammazzasse la sua economia. Volevate fare di più, lasciarlo al suo destino. L'Europa sta curando un paziente con l'influenza con le martellate sulla testa. Non è il modo migliore per far ristabilire uno che sta poco bene e dargli le martellate sulla testa. No, però quindi, Salvini, voi il sud lo volevate sbolognare, quindi... I servizi sociali. No, non sbolognare. Il sud dall'assistenzialismo non ci guadagna, sia in Italia che in Europa. Noi diciamo che la responsabilità e l'autonomia fanno bene sia a nord che a sud. Se io andrò il 5 maggio a Lamezia Terme, il 6 maggio a Bari, il 7 maggio in Sicilia a parlare dell'Europa del dopo euro, è perché anche al sud si sono resi conto che le monete sbagliate, chiama la lira, chiama l'euro, danneggiano il sud in prima istanza. Quindi io continuo a rimanere federalista o indipendentista se il Veneto voterà per l'indipendenza. Ma il nemico comune in questo momento è un'Europa matrigna, un'Europa gabbia e una moneta senza senso, per il nord e per il sud. Sì, posso chiedere una cosa a Bini Smaghi, perché poi vorrei... facendomi aiutare anche da De Angelis e da Lina Palmerini parlare un pochino delle famose coperture, perché oggi sui giornali ci sono varie ipotesi
che non tranquillizzano tutte, ma questo è un altro discorso. Le voglio chiedere una cosa, questo famoso fiscal compact, anzi la dico diversamente, un'altra delle grandi paure, no, dei macigni che ci attende sono i 50 e passa miliardi l'anno, no, per ridurre il rapporto debito-PIL, per riportarlo entro il 60% in 20 anni, mi pare, no? E c'è questa cifra dei 50 miliardi. Allora, abbiamo difficoltà, il governo ha difficoltà a reperire, diciamo, una cifra consistente, ma diciamo rispetto ai 50 miliardi una piccola cifra, e ci si chiede, ma come faremo, no? Ed è un altro dei cavalli di battaglia di chi combatte l'Europa, i vincoli europei, ma stanno davvero così le cose? Cioè noi dovremo veramente, mi pare dal 2016, trovare 50 miliardi l'anno? No, questo purtroppo... Cioè ce lo spiega, perché questo sì, è un altro grande... Questa è uno dei, una delle false verità che circolano in questo paese, perché è vero che la gente non legge, non si informa, e dunque escono queste cifre che poi vengono ripetute. Sì. È chiaro che il 3,5% di rapporto di debito PIL che deve scendere ogni anno, che equivale a 50 miliardi, ma non vuol dire 50 miliardi all'anno, e non vuol dire nemmeno oggi, anzi, se uno va a guardare e legge il fiscal compact, capisce che quando un paese cresce meno del potenziale si va a guardare il saldo corretto per il ciclo economico, il cosiddetto saldo, che deve essere compreso tra lo 0,5 e l'equilibrio. Mm. Il dato di oggi della Commissione Europea per l'Italia è 0,6. Dunque noi siamo quasi già in linea con il fiscal compact. Ecco, se in queste discussioni alcuni politici, alcuni giornalisti, alcuni economisti studiassero un po' di più, ci si accorgerebbe che invece di terrorizzare gli italiani bisognerebbe un po' rassicurarli che l'Europa non è matta, non chiede 50 miliardi all'anno. Anche se non sono insostenibili, chiedono solo per l'Italia, sarebbero insostenibili. Esatto, sarebbe, dunque sarebbe una follia, no? Quale, cioè, certo, il rigore è importante, non bisogna evitare di allontanarsene, il problema del fiscal compact è sicuramente che è più facile rispettarlo se si cresce di più, bisogna dunque fare delle politiche di crescita, ma non politiche di crescita a debito, politiche di crescita con le riforme, con tutto quello che oggi impedisce la creazione di posti di lavoro, impedisce agli imprenditori di investire, che non è l'Europa, che impedisce di investire. Ma noi, lei un elenco già lo faceva, che è il solito, no? La burocrazia, la giustizia. E dunque questo per dare qualche posto del lavoro. Posto 30 secondi, è importante quello che sta... Io credo che occorre un compact della politica industriale europea, e su questo stiamo lavorando come governo, occorre un compact della crescita, che vuol dire più flessibilità a livello nazionale e a livello europeo. E questo, diciamo, quindi non credo che la risposta del fiscal compact sia una risposta, la ritengo parziale, la ritengo incompleta. Però usiamo, e faccio un invito anche a voi, e lo state facendo stamattina, usiamo questa campagna elettorale per sfatare alcune leggende metropolitane. Sì. E questa dei 50 miliardi è una leggenda metropolitana. Se dovessimo applicarlo oggi, appunto, come diceva Binismaghi, saremmo... Quanto dovremmo, se dovessimo applicarlo oggi? Tra i 3 e i 5 miliardi. Ci servirebbe... Se dovessimo applicarlo oggi, con questa assenza di crescita, prima dell'effetto del DEF, sarebbe tra i 3 e i 5 miliardi, oggi. Quindi, con le previsioni che facciamo, la riduzione sarà automatica. Mi piace chiarire, perché questo è un altro dei miti. Basta l'Europa del fiscal compact? Assolutamente no. Ci vuole un'Europa della politica industriale, ci vuole un'Europa dell'economia reale. Sì. Ecco, però sfatiamo le leggende metropolitane, così poi chi deve decidere su quale Europa vogliamo, almeno decide informato correttamente. Allora, chiedo proprio la gentilezza a Salvini di una battuta, se questa risposta di Binismaghi la convince sul fiscal compact o non è d'accordo? È così come dice Binismaghi? Guardi, noi abbiamo candidato per le elezioni europee il professor Claudio Borghi, della Cattolica. Sì, il nostro ospite anche spesso, come no? Esatto, e sui numeri la vede in maniera diversa, però per carità di Dio, già dover trovare 5 miliardi... Sì, questo certo, è difficile. Mi sembra follia. Sì. Già questo, facciamo che non sono 50 ma sono 5. Però rilancio a Gozzi, se Gozzi sostiene il nostro referendum per legalizzare e tassare la prostituzione, secondo i dati entrerebbero 4 miliardi, quindi ti paghi il fiscal compact con la tassazione e la regolamentazione della prostituzione, quindi... Ti offriamo la via di uscita proprio. Ho offerto un'indicazione. Oggi pomeriggio a firmare il referendum. No, ma interessante. Adesso sicuramente prendo l'impegno come governo di riferire al ministro Padova la tua proposta di, diciamo, rispondere al debito pubblico con la tassazione della prostituzione. Vorrei rispondere. Ho detto che se si dovesse applicare oggi il 17 aprile
prima dell'attuazione della nostra manovra, sì, del DEF. E ho detto anche che dato che si applicherà nel 2016, dato che ci sarà auspicabilmente, noi ne siamo convinti, maggiore crescita, noi già partiamo da una crescita bassissima. È da 5 anni il DEF, che ci dite che c'è maggiore posto, crescita. No, questo magari lo dicevate voi con Tremonti. Partiamo da una previsione, sì, di crescita molto bassa. Che vedeva la luce molto bassa, il Fiscal Compact non comporterà neppure una manovra di 5 miliardi. Però, dato che l'informazione per correttezza di chi ci ascolta e poi anche chi dovrà scegliere, Salvini, io la faccio correttamente, ho detto che se dovessimo applicarlo oggi, prima dell'entrata in vigore del documento, sì, di economia e finanza, prima del piano nazionale di riforme, sarebbero tra i 3 e i 5 miliardi. Oggi non sarebbero 50 e non saranno neppure 5 miliardi una volta che gli effetti delle prime nostre riforme entreranno a regime. Sì. Allora, voglio coinvolgere... Una domanda finale sul libro, si può? Come no? No, io ho una curiosità, sono due anni che ce l'hai qui, quindi... Dunque, nella domanda sul libro, che poi secondo me ce l'ha anche la l'amica... La fate, allora, è congiunta, ha interpretato. Allora, nel libro sulle... 33 false verità sull'Europa, sì. Tra l'altro 33, ma è un numero scelto a caso o c'è una coincidenza con le tesi di Lutero? No, cioè, sono 95, sì, Allora, è bello, devo dire che è bello il 33. No, c'è un punto, perché poi questo libro esce in concomitanza con un altro che fornisce, che è quello dell'ex ministro Giulio Tremonti, sì, sulla famosa estate, e poi è uscito, ma è tutta un'altra storia, anche quello di Friedman con le anticipazioni. Posso interromperti? Mi fa vedere la regia un attimo, il siparietto Merkel-Sarkozy, la risatina tra i due, la riusciamo a vedere un attimo? Vediamo. Qu'avez-vous dit exactement a monsieur Berlusconi? Est-ce qu'il vous a donner des engagements sur de nouvelles réformes en Italie, est-ce que vous êtes rassuré après l'avoir entendu, alors que l'Italie est de plus en plus dans la ligne de mire, notamment des agences de notation? Nous étions ensemble dans ce rendez-vous. Ecco, ecco, un'immagine che tutti ricordiamo, che Berlusconi più di tutti forse si ricorda molto bene. Mi pare che la domanda fosse relativa anche alle riforme, no, anche del governo, riforme, ma Berlusconi, questa è stata la reazione. In quella conferenza stampa si parlò anche di Binisberg, ecco, che doveva lasciare, no, la banca centrale, il board, il, no? Il board della BCE. Comunque, sì. Eva... E resisteva sulla... No, glielo chiedo adesso, non per reattizzare polemiche. Il problema qual era? Che lei doveva lasciare, ma non lasciava questa poltrona? C'era stato un impegno a lasciare entro la fine dell'anno, ma non era niente a che vedere con quello... Che avveniva qui, sicuramente quando entrando un nuovo banchiere centrale italiano, bisogna dimostrare che i banchieri centrali non sono a servizio, vuol dire, del politico di turno, ma rispettano certe regole, ed io dunque dovevo rispettare le regole, sì, europee. Comunque questo è un tema separato, mi sembra. La domanda perché è stata descritta come l'estate del grande complotto. L'estate del grande complotto. Là ci sono due tesi, e voglio sapere la sua e il ruolo che ebbe la famosa lettera di Trichet e il fatto che sia stata pubblicata, a chi ha giovato, perché sono varie interpretazioni, le dico sinteticamente per i non addetti ai lavori. Sì. La tesi di Berlusconi è che fu un complotto ordito sostanzialmente dall'asse franco-tedesco con la complicità, diciamo, anche poi del capo dello Stato napolitano, perché Berlusconi si opponeva al Fiscal Compact e lui ha raccontato pubblicamente più volte che uscì dal Consiglio Europeo in cui si discuteva del Fiscal Compact, circostanza questa poi che altri non hanno confermato, e Berlusconi tra l'altro imputa un ruolo particolarmente negativo all'allora ministro Tremonti, che scommetteva sulla caduta del governo, e di lì la lettera Draghi-Triscello. Sì. Tremonti ha un'altra tesi, dice che il complotto ha riguardato anche lui, cioè tutto il governo, perché l'Italia si opponeva al nuovo fondo salva stati, e nel suo libro vorrei anche sapere se condivide la definizione che ha dato Giulio Tremonti, che parla di dolce colpo di Stato, no? Cioè, a un certo punto, per far fuori il governo italiano, c'è l'uso politico dello spread, come dicono quelli di centrodestra, e questa lettera di Draghi Trichet, la famosa lettera del 7, sì, che doveva rimanere riservata, a quanto ho capito, però io non ho capito, e vorrei sapere la sua opinione, pubblicarla se ha
danneggiato, aiutato Berlusconi, perché poi là, bello, sentiamo l'interpretazione, là c'è tutto un interpretatore di spifferi su chi l'ha fatta uscire. Ma guardi, io credo che non fa un bene a questo paese cercare di spiegare i problemi sempre con i complotti. È un po' come insomma, con il lunedì si dice la squadra ha perso per colpa dell'arbitro. Non fa bene, non aiuta la squadra a migliorare. Non aiuta questo paese a capire i propri problemi dicendo che ci sono stati complotti. Francamente è un po' triste. Fu un'estate, io per il mio libro sono andato a rileggermi i giornali di quell'estate. Sì. Vi consiglio quello. Era un governo che per motivi vari aveva grandi problemi, c'era una crisi internazionale, c'era una sfiducia, tra l'altro una sfiducia dei mercati internazionali, perché gli investitori in titoli di Stato sono in parte italiani, gli italiani stessi cominciavano ad avere dubbi sulla capacità dello Stato di rimborsare il debito, lo spread arrivò a 500 punti base, la Banca Centrale Europea il 4 agosto si riunì e di fronte a una decisione molto complessa come quella di intervenire su un paese solo, Italia e Spagna in realtà, iniziò un dialogo con il governo italiano, un dialogo che per motivi anche di stabilità finanziaria non poteva avvenire in pubblico, e come tutte le banche centrali, la Banca Centrale Europea è la banca centrale dell'Italia anche, come quella degli altri paesi, ha iniziato un dialogo che doveva rimanere confidenziale, come ne sono iniziati gli altri dialoghi, che ha portato la Banca Centrale ad acquistare titoli di Stato italiani massicciamente, a ridurre lo spread e dunque ha dato una mano all'Italia. Il problema è che poi non ha potuto poi risolvere i problemi di fondo di quel momento, che c'era una tensione all'interno del governo per motivi interni al paese, c'era inutile stare a ripercorrere, però dire che c'è un complotto internazionale. E la lettera dove prima l'avevi salvata? Ma ce ne sono state tante altre di lettere con il governo, che sono rimaste con il governo irlandese, con quello portoghese, non è che rivelo dei segreti, però fa parte dei dialoghi interistituzionali, non c'è stata nessuna imposizione, si è detto all'Italia, per l'Italia è importante la crescita, in quella lettera che è stata pubblicata i primi punti erano le riforme strutturali, se uno va a vedere ancora quelle riforme non sono state fatte, si diceva la crescita è la cosa importante, bisogna anche però dare credibilità, ricordiamoci quella manovra di bilancio rimandava tutto al 2013, a dopo le elezioni, dunque i mercati non ci credevano a quella manovra che era stata annunciata. E dunque, alla fine, i nostri problemi dell'Italia, ce ne abbiamo tanti, questo è un paese che è un paese serio e affrontare i problemi in modo serio vuol dire discutere di come risolverli noi, cambiando noi, non chiedendo, pensando che tutto il male venga da fuori, perché questo ci porta a una deriva un po' all'Argentina, cioè l'Argentina oggi è una situazione com'è per il populismo, del dare la colpa agli altri, e questo è un rischio in tutti i processi democratici dove ci sono dei cambiamenti da fare difficili, perché l'Italia ha di fronte dei problemi difficili, ha un sistema economico che è rimasto indietro, non abbiamo fatto tante riforme e questo va cambiato, ma dobbiamo cambiare noi, non possiamo pensare che questo cambiamento venga da fuori o ci venga imposto, oppure che semplicemente uscendo dal contesto globale in cui viviamo saremo meglio, saremo solamente isolati e ci troveremo a dover affrontare problemi molto più gravi di quelli che abbiamo, questo almeno è quello che io penso. No, velocemente, visto che abbiamo iniziato il programma con una lettera alla Commissione Europea, stiamo tornando a un'altra lettera, ma una lettera che tra l'altro diceva delle cose che sapevamo da anni, perché tutte le riforme lì elencate se ne parlava da anni e ci inseguono ancora adesso, perché anche non solo quello che ha fatto Monti, quello che ha continuato parzialmente a fare Letta, ma quello che sta facendo Renzi ricalca esattamente quella lettera, perché c'è la riforma della pubblica amministrazione, perché c'è la revisione della spesa pubblica, perché c'è la riforma delle pensioni che aveva fatto Monti, perché ci sono le liberalizzazioni che dobbiamo ancora vedere, quindi diciamo il nostro destino, e tra l'altro tesi anticomplotto, così richiamiamo in gioco anche Salvini. Mi ricordo che uno dei temi politici di maggiore difficoltà nella maggioranza era proprio la riforma delle pensioni, perché su cui la Lega si opponeva fortemente. Era fortemente contraria, e la riforma delle pensioni infatti è stato il primo atto poi che fece Monti quando arrivò. Sì, allora pubblicità e poi diamo una battuta velocemente a Salvini, perché così lo sentiamo su questo, e poi sia con De Angelis, per quei 10 minuti che ci rimarranno, che con Lina Palmerini, dobbiamo un pochino mettere sotto l'obiettivo il sottosegretario Gozzi, perché queste coperture, non lo so, sento aria di
di altre stangatine, altre tasse, non lo so, pubblicità. Allora Salvini, se mi replica proprio in una battuta le sono grato, perché così chiediamo poi a Gozzi le famose coperture. Allora voi vi opponevate ferocemente contro la riforma delle pensioni, no, all'epoca? Sì, noi facemmo cadere anche il primo governo Berlusconi per evitare la riforma delle pensioni. Io penso che la riforma Fornero sia una sciagura, sia una vigliaccheria, sia una rapina di Stato. E in un flash io ringrazio i 200.000 cittadini italiani che in questi 15 giorni sono andati nei loro comuni a firmare. Perché se arriveremo a 500.000 firme faremo un referendum per cancellare la schifezza Fornero, io non la chiamo riforma. E quindi se magari grazie a Omnibus di questa mattina qualcuno, finita la trasmissione, va in comune a Brescia, a Roma o a Napoli e firma il referendum contro la legge Fornero, restituiamo un po' di diritti acquisiti a milioni di italiani. Va bene, grazie, allora così abbiamo pure che informato. La lira però rischia di svalutare, quindi allora, i poveri pensionati altre polemiche, poi si ritrovano con due lire. Da Gozzi, allora chiedere al sottosegretario Gozzi, tassa sugli stipendi, la sorpresa di Pasqua, questo è Libero, come anticipato da Libero, Renzi si avvia a imporre un tributo di solidarietà a chi guadagna più di 90.000 euro lordi. Tagli e tasse, il giornale è stato confusionale, però uno potrebbe dire due giornali di centrodestra, di area, eccetera, il giornale di Nina Palmerini stamattina, Il Sole 24 Ore, devo dire che dice, come dire, si parla del bonus degli 80 euro, come dire che una parte di quegli 80 euro sarà pagata non dai tagli di spesa, ma da più tasse sui redditi medio-alti. C'è da augurarsi che il Premier smentisca oggi stesso questa ipotesi, si parla anche di tagli, insomma, sfoltimento delle detrazioni per mutui, istruzione, spese mediche e quant'altro per i redditi medio-alti. Che succede? C'è una stangatina sui redditi medio-alti? No, allora, Il Sole 24 Ore fa un editoriale dicendo qualora vi venisse in mente di intraprendere certe strade, non fatelo, non siamo d'accordo. È un warning, un avvertimento preventivo. Io credo che sia buona norma, dato che il Consiglio dei Ministri si riunisce domani e domani si decide. Sì, Renzi l'ha detto nel tweet, no? Di non fare appunto non siamo venerdì, amici. Non siamo gufi. Sì, adesso l'ornitologia poi sì. Nella politica, come dicevamo prima. C'è di tutto ormai. Insomma, penso che sia buona norma aspettare il Consiglio dei Ministri e vedere come il governo deciderà di avviare le coperture. Non credo che debba partire, a meno che non lo decidano il Presidente del Consiglio oggi, di anticipare quello che sarà domani. Non credo che sia buona norma che lo faccia io. Confermo però che i pilastri del documento di economia e finanza sono quelli che abbiamo sempre detto. Revisione della spesa, e direi il bello deve ancora venire, perché è solo l'inizio. Noi siamo convinti che la spesa in Italia vada profondamente rivista e si può arrivare fino a dei risparmi rivedendo la spesa, lottando contro gli sprechi, lottando contro l'inefficienza, fino a oltre 30 miliardi in 3 anni. E questo è confermato, e il primo passo di questo sarà nella manovra di domani. Le confermo anche quello che dicevamo all'inizio di trasmissione. I benefici in termini di imposta sul valore aggiunto, di IVA, che verranno facendo qualcosa sacrosanto, che è quello di pagare i debiti che lo Stato e le amministrazioni hanno nei confronti degli imprenditori, che ripeto, lo ripeto sempre, non possono chiudere per crediti, come invece troppo spesso accade anche in questi giorni in Italia. La questione delle plusvalenze delle banche, cioè la questione, insomma, di prendere... Le banche sono infuriate, no? Ecco, questo io veramente... Dal 12 al 26%, guardi, no? Io l'ho detto, ho avuto occasioni in questi giorni di parlare con dei rappresentanti... Furioso, no? No, io guardi, in questi giorni ho avuto occasioni di parlare anche con dei rappresentanti dell'ABI, sì, della mia regione, l'Emilia Romagna, in cui gli ho detto, ma non pensateci neppure, ma voglio dire, c'è un limite a tutto. Sì, spieghiamo quello che hanno detto, le banche, 1 miliardo in meno circa, e sarà 1 miliardo in meno a famiglie e imprese, no? Questo hanno detto. Queste dichiarazioni, che io chiamo ricatto, è meglio proprio non farle, perché non è aria di fare ricatti, è anzi aria che il sistema bancario italiano faccia molto di più quello per cui è preposto, cioè di facilitare i crediti. Mi può però confermare senza rivelare... E poi c'è la questione dei maxi stipendi, cioè credo che... avere, da che quota sono maxi stipendi? Ma ben oltre 200.000 euro all'anno. Fare delle sforbiciate a dei maxi stipendi di questo genere non credo che sia lesa maestà. Non è lesa maestà chiedere uno sforzo alle banche
per venire incontro a imprese e cittadini e lavoratori, non è lesa maestà dare una sprofficiata a dei maxi stipendi. Mi può confermare, lei, perché oggi i giornali lo anticipano, la platea viene allargata, cioè fino ai 28.000 euro lordi l'anno e non 25.000 come di cui si è parlato per questo bonus. Guardi, probabilmente sì, però dato che si sta lavorando nel dettaglio anche in queste ore, io preferisco aspettare rimandarvi alla conferenza stampa di domani. Mi dici un'ultima cosa e poi vado da De Angelis, il presidente di Confedilizia su Italia Oggi, a proposito delle 6.151 società partecipate dai comuni, scrive: ben 2023, cioè circa un quarto, sono in perdita, per un totale di oltre 2 miliardi di euro. Ben 23 società registrano perdite superiori a 10 milioni di euro. Se poi si entra nel dettaglio, i dati fanno ulteriormente riflettere. Le municipalizzate, metterete mano? Assolutamente, o no? Sì, assolutamente sì. Il tema delle municipalizzate è un tema da vedere. Ci sono alcune che lavorano bene, fanno servizi pubblici, lo fanno in attivo e certamente vanno confermate. C'è tutta una selva di municipalizzate che non funzionano, che sono in rosso, che in passato sono state utilizzate non per nominare i migliori manager locali, ma per nominare il politico di turno, e i risultati li abbiamo visti. Anche quello deve fare parte di quella razionalizzazione di come si usano i soldi pubblici e di come si fa servizi ai cittadini e alle imprese, che in Italia non è mai stato fatta e che noi abbiamo già cominciato a fare. Una domanda rapida di De Angelis, se ce l'ha, per Gozzi. Sì, sugli F-35, perché ho letto sui giornali, siccome si parla di un taglio anche lì. Poi non possiamo neanche chiedere, perché non è neanche il titolare diretto del dossier, perché questa è la giornata più difficile, diamo atto a Gozzi, perché di work in progress. Quindi ringraziatemi per essere qui da voi. Ci sono lo diciamo in anticipo, se è al corrente, perché sugli F-35 ci fu anche una questione anche politicamente delicata, ci fu un tema, mi pare, trattato su cui anche Napolitano. Sì, poi è venuto Obama in Italia, anche, si è detto Napolitano, dopo la visita si è fatta retromarcia, suggerì un po' di cautela. Sì. Guardi, la razionalizzazione della spesa include anche la difesa. Poi all'interno di questo c'è un lavoro parlamentare, c'è un libro bianco del governo che è fatto proprio per vedere i singoli programmi, quali possono essere ridotti, quali essere razionalizzati. Ovviamente si valuterà anche la questione degli effetti. Posso fare velocemente una domanda anch'io? I gufi, ma la Banca d'Italia nell'audizione alla Camera ha detto che la revisione di spesa, quindi i tagli di spesa, il 2015 non saranno sufficienti per le coperture. Ci dobbiamo aspettare appunto che i tagli di tasse da un lato diventino aumenti di tasse dall'altro, siccome il taglio poi è strutturale, anche l'aumento diventa strutturale. Ringrazio la domanda. Su questo il ministro Padoa ha già risposto al governatore Visco e ha fatto un po' di confusione tra alcune misure, tra cui in particolare una misura del cuneo fiscale e gli obiettivi programmatici. Bisogna distinguere le due cose, e se si distingue le due cose la risposta la trova già, e quindi non sarà quell'aumento di imposizione che sembrava il governatore Visco temere o fare capire. Grazie, siamo in ritardo. Valutazione delle singole misure dagli obiettivi programmatici nel loro complesso. Siamo in ritardo, siamo in chiusura. Io ringrazio Matteo Salvini, Lina Palmerini, Lorenzo Binismaghi, il sottosegretario Gozzi, Alessandro De Angelis. Grazie, rubo ancora un minuto a Coffee Break, a Tiziana Panella, con cui mi scuso, per una cosa invece molto importante. Sta per scadere la campagna 30 ore per la vita. Vi facciamo vedere il cartello, vediamo se ce l'abbiamo, eccolo qua. Invia un sms o chiama da rete fissa il 45, lo vedete, 508, per donare 2 euro oppure 5-10 euro se chiamate da rete fissa. È un'iniziativa per i bambini malati di tumore che hanno bisogno di casa anche in ospedale, quindi quando poi ci sono di mezzo i bambini, lo sapete, sono le uniche iniziative che noi di Omnibus, come dire, cavalchiamo in tutti i modi. Quindi se potete, come avete già fatto in passato, dimostrare partecipazione e generosità, ve ne saremo grati. Progetto OM, 30 ore per la vita, un bambino ha sempre bisogno di casa anche in ospedale. Grazie, noi ci rivediamo domani mattina con Omnibus.